rete wifi federata gratuita, un captive portal univoco tra le reti pubbliche e una rete wifi lungo l'intero percorso pedonale nell'area archeologica dei Fori. Queste le principali novità del progetto Capitale Digitale, presentato oggi dal Campidoglio e realizzato in collaborazione con la provincia di Roma. A spiegare come cambierà il servizio digitale di Roma Capitale sono intervenuti il sindaco Ignazio Marino e l'assessore Marta Leonori. Per una persona giungere a Roma, poter avere un accesso facile, addirittura della durata di 4 ore alla rete internet, significa partecipare agli sforzi del mondo produttivo, del mondo economico, significa poter prenotare un ristorante, uno spettacolo, acquistare il biglietto di un museo con molta più facilità. E poi credo che, come ha affermato tempo fa Stefano Rodotà, forse è il modo migliore per allargare i confini della libertà di comunicazione. Ognuno deve avere la possibilità di navigare liberamente su internet, fa parte della democrazia. Il Campidoglio ha deciso anche di ridisegnare la prima pagina del proprio sito online dal tardo pomeriggio di oggi con notizie redatte in italiano ed inglese e rinvii diretti a mobilità, turismo e cultura. Inoltre, entro le prossime settimane, Roma Capitale pubblicherà una gara europea per il nuovo portale. Una gara unica, una procedura unica che potrà portare una razionalizzazione della spesa e generare risparmio per circa 1 milione di euro l'anno. Il contratto sarà in vigore 3 anni con la possibilità di un eventuale prolungamento a 2. Per un ammodernamento del portale di Roma Capitale, che vorremmo fosse un portale di comunicazione, ma soprattutto di servizi per i cittadini, per le imprese e per chi lavora nell'amministrazione. Insomma, un primo pacchetto di innovazione che poi andrà avanti perché è soltanto un primo passo.